Clapton. Stavo ascoltando, mi sembra, in quel caso, ascoltando molto Graceland di Paul Simon, un disco di Paul Simon un po' africano. Ma non so se c'è un giro analogo, però comunque stavo girando attorno a questa cosa un po' più. Fortuna, però avete capito l'ambientazione un po' tra il, non so, caraibico, insomma una confusione di stili, però un po' più esotica, un po' cichita, diciamo. Esatto, un po' più cichita. A sto punto, situazione di Vano, di Dara di Pribì, famoso taccuino in cui emergono le varie frasi precedentemente in qualche modo scritte. E forse magari c'era qualche altra cosa che adesso non mi ricordo che io avrò provato su quel, e non c'entrava. A un certo punto devo dire che a livello medico non si può cercare un negozio di antiquariato in Via del Corso, è un orrore metrico, cioè veramente un esercizio abbastanza complicato. Però ho detto vabbè, sai, uno ci prova, si butta, no? Però non si può, no, non si può cercare un negozio di antiquariato, no. Quasi è bella. No, forse non è questa, non si può cercare, non è quella spada, cioè, cerca di mettercela dentro, sai come quando fate i parcheggi e una botta di dietro, una botta davanti, non è che c'entra. E allora una botta di dietro, una botta davanti, non si può cercare un negozio di antiquariato in Via del Corso. Ma sul luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. Raro è trovare una cosa speciale nelle vetrine di una strada centrale. Quello della meraviglia è solo un po' più nascosto. Il tesoro è alla fine dell'arcobaleno, che trovarlo vicino nel proprio letto piace molto di meno. Non si può cercare un negozio di antiquariato in Via del Corso. Acquisto al suo luogo giusto e non tutte le strade sono un percorso. Come cercare l'ombra in un deserto o stupirsi che è difficile incontrarsi in mare aperto. Prima di partire si dovrebbe essere sicuri di che cosa si vorrà cercare dei bisogni veri. Allora io propongo, per non fare confusione, ma che almeno di 50 anni di spegnere adesso la televisione. Non si può cercare un negozio di amore